Harriet Hardy nasce il 10 ottobre del 1807 nella cittadina inglese di Walworth, quarta dei sette figli di Thomas Hardy, medico e veterinario di campagna. Oppressa dalla famiglia patriarcale, a 19 anni Harriet sposa senza esserne innamorata John Taylor, un borghese influente e più grande di lei, che le dà tre figli e da cui prende il nome. Harriet e John sono politicamente vicini al radicalismo liberale e professano la fede unitariana, che rifiuta l'idea di Trinità. Entrano in contatto con il filosofo liberale John Stuart Mill, che si innamora, ricambiato, di Harriet, cui lo legano comuni ideali e vedute politiche. Dopo sei anni di matrimonio, i coniugi Taylor decidono di separarsi. In questo periodo, la frequentazione di Harriet con Stuart Mill provoca scandalo e indignazione nella società ben pensante dell'epoca. Nel 1851, dopo la morte di John, Harriet e Stuart Mill si sposano e si trasferiscono ad Avignone, nella speranza che il clima mite giovi alla salute della donna, ammalatasi di tubercolosi. Durante la sua vita, Harriet Taylor si batte tenacemente contro l'ineguaglianza tra uomo e donna e le violenze coniugali. I suoi numerosi articoli e i testi elaborati insieme a Stuart Mill si prefiggono l'obiettivo di una completa parità dei sessi su tutti i fronti, nell'istruzione, nel matrimonio e di fronte alla legge. Il suo saggio più importante è L'emancipazione delle donne, pubblicato nel 1851 sotto il nome del marito. L'opera assume un ruolo decisivo nel dibattito politico e filosofico sulla condizione femminile. In discussione è la subordinazione della donna nella famiglia e nella società, dovuta ad un sistema educativo fondato sulla naturale e legittima inferiorità femminile. Harriet si spegne ad Avignone nel 1857, all'età di 50 anni. Lo stile e la passione che connotano la sua produzione risultano ancora oggi un modello di critica sociale verso tutte le forme di discriminazione e ingiustizia.